Ragazzi, riesco a di carico di impantazzini nel canale un lunedì dopo un bel weekend con notizie veramente clamorose. Per quello ho voluto fare questo video di breaking news mattutina, perché ieri sera mi hanno disturbato di tarda notte, che stavo andando a letto, e mi hanno dato questa notizia. Ho detto, porca miseria, che notizia è? Adesso vado a vedere, eh? Però ne valsa la pena, perché proprio in questo video qua vi racconterò esattamente cosa è successo e fa scalpore, perché mancano 3 giorni alla fine di giugno e non è ancora detto quello che succederà, purtroppo. Vi parto subito con dei saluti e ringraziamenti, come sempre però agli iscritti, tutti quelli che sono riversati nel canale, grazie davvero di cuore di esserci per lo Stivello Magno. Un altro abbraccione e un ringraziamento speciale che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, come vi dicevo, ieri sera mi sono arrivate due telefonate, una americana e una inglese, due fonti che hanno detto la stessa identica cosa e mi hanno confermato che Allegri ha telefonato ripetutamente a Campos e non si sa il motivo, però si sa una cosa che è certa, che non l'ha chiamato per finalizzare l'affare Di Maria, perché Di Maria è un free agent, era già sicuro di essere libero, poteva firmare con chi voleva ed era indeciso tra Rosario, Barcellona e Juve. Adesso ha scartato l'ipotesi Barcellona ed è praticamente fatta con la Juve. Siamo veramente a ridosso della firma, mancano pochi giorni. Io ve l'avevo dato già 2 settimane fa al 98% Di Maria, quindi sono sicuro. Mi dice contento che abbia firmato, quindi Pogba Di Maria fatta, e questa fonte mi ha detto: ragazzo, Allegri ha chiamato Campos per motivi di lavoro, cioè si sono continuati a scambiare idee per un possibile incontro finale in cui poi Allegri andava a PSG. Questo è quello che mi hanno detto, ragazzi. È dura da credere, lo so, però ci sono un po' troppi incastri in queste ultime settimane, no? Che fanno pensare che Allegri non è più l'allenatore. Allora, Pogba che non firma, aspetta l'ultimo, aspetta che cosa? Di sapere chi c'è dopo Allegri? Di Maria, indeciso se andare sul Rosario, al Barcellona, alla Juve. Mancano 2 giorni. Chi è che l'ha chiamato per dirgli, guarda, puoi venire alla Juve se vuoi, eh? Sono qua. Non lo so, è strana sta cosa, eh? Poi, terza persona, quindi tre indizi fanno una prova. Ronaldo che chiede a Mendes di farsi vendere alla Juventus per uno stipendio di 12 milioni il primo anno e 11 milioni al secondo. Queste sono sempre fonti americane e inglesi confermate ieri sera. C'è qualcosa che bolle in pentola e non ci dicono. Infatti, l'asse Livorno, Parigi e Torino è molto bollente in questo momento qua. Quindi, ripeto, ragazzi, prendete le notizie come vi arrivano. Sono molto strane. Potrebbe anche essere che Allegri, da bravo manager, stia contrattando col PSG per prendere Paredes, ma non è lui il DS, cioè è Cherubini che fa gli affari, quindi è Cherubini che deve essere pescato al telefono con Campos, non di certo Allegri. Quindi probabilmente Allegri, io sono convinto che fino all'ultimo sta sperando di trovarsi una squadra. Questi, io unisco i punti, ragazzi, poi lo sapete che io non vi do ufficialità, vi dico soltanto quello che mi riportano e ovviamente queste notizie per il momento si sono rivelate vere, perché la stessa fonte mi aveva detto che Pogba firmava al 100%, Di Maria al 98% firmava ed è successo, e poi mi aveva riportato anche i nomi dei papabili giocatori che potevano arrivare alla Juve: Cambiaso, Molina e Kostic. E in effetti Cambiaso potrebbe firmare ed essere ufficiale nei prossimi giorni, Molina è un obiettivo dichiarato e abbordabile e Kostic è un altro di quei giocatori che devono assolutamente arrivare alla Juventus, sono stati corteggiati da inizio mercato, cioè da inizio giugno. Quindi sono nomi che si stanno verificando ed è per questo che io vi ho riportato questa fonte, molto contento di quello che sta succedendo perché potrebbe veramente essere uno sconvolgimento epocale per il centenario. Quindi ne parlavamo proprio ieri anche con Gianluigi e con Fabrizio il giorno prima. Qualcosa non ci dicono, quindi il non detto di Elkan fa riflettere. Poi, altra cosa, però questa prendetela come volete perché sono notizie in anticipo di almeno 4 giorni e quindi ovviamente non posso convincervi del fatto che siano vere, poi valutate voi, io lo sapete che vi riporto tutto quello che ho in mano, senza darvi certezze, ovviamente ripeto ancora una volta, così almeno non potete dire che ho detto che era ufficiale, che io mi invento le notizie. Montero, che vi avevo detto che è già il coach dell'Under 19, profilo ideale per la crescita e la creazione di una roster di giovani per poi essere lanciati in prima squadra, quindi per un progetto a lungo termine da big europea, è il bodyguard di Zidane, è l'uomo perfetto per il progetto Zidane. Quindi, unendo i punti, cosa mi ha detto la mia fonte? Guarda Stefano, che Zidane ha già preso casa a Torino vicino a Montero. L'annuncio ci sarà il 1° luglio.
chiudo il cerchio e lascio a voi la palla. Io non vi dico è vero, vi ho detto ragazzi, questo è quello che mi hanno dato. E non è la fonte americana, è quella inglese. Quindi occhio ragazzi, sta succedendo qualcosa, sicuramente qualcosa di strano. Non vi posso dire, Zidane è già qua, è fatta, sta firmando. Vi sto dicendo, questo è quello che mi hanno detto. Se io vado a unire questi punti qui, questi eventi che vi sto raccontando, e guardo i riscontri nella realtà, in effetti qualcosina di vero c'è. Perché tutto quello che sta succedendo non è normale. Il silenzio, Allegri che non è sicuro di rimanere e non fa mercato, perché non sta facendo mercato Allegri, All'ultimo momento Di Maria sembra che non venga e poi alla fine firma. Cos'è che l'ha convinto a venire? Ronaldo che cerca di venire alla Juventus. Montero che non c'entra una mazza con l'ambiente Juve, è stato fermo da non so quanto. Lo mettono in Under 19. L'unico che conosce Zidane. Allegri non c'ha contatti con Montero. L'unico che poteva conoscere Montero era Conte, ma non si muove dal Tottenham. Poi altre chicche, gli auguri a Zidane dei 50 anni, poi il tributo incredibile, ve l'ho già detto nei scorsi video, per il discorso della data d'addio del 19 giugno del 2001. La foto con Veronique Zidane, non lo so ragazzi, io vi metto lì sul piatto quello che ho. Poi ovviamente ne fate quello che volete, come dice spesse volte anche Mauro Biglino, no? Io vi do del materiale, poi voi ci ragionate da soli e vi fate le vostre idee. Quindi questo è il mio obiettivo, ragazzi. Non posso convincervi del contrario. E comunque oggi parleremo di altri argomenti, quindi non vi tedierò di nuovo col discorso di Zidane. Parleremo di mercato, perché ci sono altri nomi in via addirittura di arrivo, guarda caso tutti a fine giugno, come se si fosse già deciso chi va fuori e chi entra. Quindi ragazzi, è un momento veramente esilarante. Poi tra l'altro giovedì faremo anche un recapito generale di tutto quello che sta succedendo con Francesco in live, in cui parleremo di tutto quello che sta succedendo, perché c'è tanto che bolle in pentola. E ragazzi, mi raccomando, per chiudendo il video, voglio dire anche che, come avete visto, in informazioni troverete una mail stivello magno più abbonati, che è quella che appunto è specifica per gli abbonati. Quindi ragazzi, se volete entrare in chat privata con me, scrivetemi in privato, ditemi chi siete, il numero di telefono, e vi aggiungo al gruppo degli abbonati. Ok ragazzi, un abbraccio a tutti quanti, baci forti da me e Danila, a presto, grazie di esserci.